Ciao ragazze e ciao ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi video super nasale perché ovviamente non mi è passato il raffreddore, ma ci si è messa anche la gola a rompere. Ormai si sa Halloween uguale teschio, teschi vari, e quindi ho detto no, quest'anno non voglio ricreare nessun teschio, a meno che ovviamente non me lo chieda qualcuno il giorno di Halloween, però voglio fare altre cose. Comunque vi invito ad andare a vedere anche i miei vecchi video di Halloween, le ho fatte sia l'anno scorso che l'anno prima. Io vi lascio direttamente al video senza chiacchierare troppo, noi ci vediamo dopo. Questa volta utilizzo la parrucca bianca di Health Wix che mi inviò l'azienda un po' di tempo fa, prima dell'estate. Non ho fatto nessun pochettino perché sennò mi viene il cucuzzolino qui dietro, io lo odio. Adesso applico le lenti a contatto di Adore. Queste sono della collezione Precious Pearl, le blu, e le applico solamente in un occhio. Con un occhio ci vedo e con l'altro no, perfetto. Dopo tutta la mia detersione viso e la mia cremina vado ad applicare questo fondotinta di Brocher su tutto il viso perché mi fa anche da barriera, protezione per tutte le cose che andrò a fare sul mio viso dopo. Procedo tranquillamente con l'applicazione del correttore. Vado a fissare il tutto con una cipria, è una polvere di riso di Cinecittà. E vado direttamente a truccare questo occhio. Da questa palettina di Wycon, la Dream Diva, come colore di transizione utilizzo questo. Prelevo un po' di marrone e un po' di nero per dare profondità all'occhio. Prendo il primer per i glitter di NYX Professional Makeup e lo applico sulla palpebra mobile. Dalla Desert Dusk di Huda Beauty prelevo Darkish Delight e lo applico sulla palpebra mobile. Per illuminare l'angolo interno dell'occhio prelevo Cashmere. Applico una matita nera all'interno dell'occhio, questa è la Everlasting Casual di Kiko. E creo la mia riga di eyeliner con l'Epic Ink Liner di NYX Professional Makeup. Come ultima cosa applico le mie ciglia finte preferite di Mulac, queste sono le Cerviatta. Correggo le mie sopracciglia con la Matte Brown Liner di NYX Professional Makeup 02. Adesso, siccome voglio far partire una specie di cucitura dall'orecchio al lato esterno della bocca, traccio semplicemente con una matita nera, che può essere anche quella che avete usato per gli occhi, questa linea un pochino storta, e con una matita nera con la punta un pochino più fine vado a creare dei pallini, come se fosse il buchino proprio del filo comunque che passa da un estremo all'altro. Gli altri buchini, diciamo, non li faccio perché sono già all'interno del taglio. Vado a creare queste righine un po' più storte, accostati ad una linea bianca, come se ci fosse un po' di profondità. Io utilizzo questo eyeliner liquido di NYX Professional Makeup. Non sembrando proprio un taglio perché non c'è né sangue né niente, vado ad applicare proprio un colore che mi ricorda il sangue. Questa scialdina qua l'ho preso in un negozietto qui a Firenze che si chiama Nicla. Vado a passare sopra sulla linea che abbiamo creato prima. Anche se sporcate la parte inferiore, non preoccupatevi, tanto quando c'è di mezzo il sangue non bisogna essere precisi. Dopo andrò ad applicare un po' di sangue che cola. Con una matita rossa vado a creare dei capillari rotti, non dritti, un po' zig zag dove volete. Con un rossetto nero io vado a coprire tutto il labbro superiore e il labbro inferiore invece lo sfumo.
questa parte la voglio fare squarciata, quindi riprendendo un po' il sangue che colerà qua dopo, vado a creare il mio pesto prendendo semplicemente la cialdina che ho utilizzato prima. Con una spugnettina vado a tamponare il prodotto qua sotto ed ecco creato il nostro pesto. Bisogna servirci di un lattice, l'ho fatto anche io questo quando non avevo i prodotti, quindi molte tecniche le ho imparate al terzo anno di scuola. Utilizzavo la colla liquida, non è né molto professionale e né molto buono per la nostra pelle. Se potete, prendete dei buoni prodotti fatti appositamente per questi trucchi qua. Ovviamente non applicherò solamente uno strato di lattice, tra uno strato e l'altro non andateci subito di lattice, ma dovete aspettare che si asciughi. Quindi questo è il mio lattice della Kriolan che ho preso sempre in negozietto a Firenze da Nicla. Prima di applicare altro lattice io vado ad incipriare, prendo il pennello un pochino più scadente, non applicatelo né in bocca e né sugli occhi. Con il mio fondotinta vado a fare in modo che sia dello stesso colore della mia pelle. Adesso, prestando molta attenzione, vado a tagliare un pezzettino del lattice per creare comunque la profondità dello squarcio. Prendo questo duo di correttori, che sarebbe un correttore nero e un correttore bianco, che vi ho fatto vedere nel video haul. Vado a riempire gli spazi degli squarci. Adesso con la cialdina che abbiamo utilizzato per questa zona qua, vado a creare un po' di pesti, diciamo, a giro per lo squarcio. Non immagino tutti i pennelli che devo lavare dopo. Faccio la stessa cosa per la fronte. Vado a creare una spaccatura dalla fronte al naso e faccio la stessa cosa di qua, quindi creo questi puntini. A questo punto creo le lineettine. Vado ad utilizzare il bianco. Con la mia cialdina vado a creare la spaccatura di più rossa. Creo il mio spacco anche sul collo. Applico un po' di marrone, sto utilizzando questa palette. Adesso però voglio fare anche le spalle. Utilizzo la matita per le sopracciglia di NYX. Vado ad illuminare le zone di luce. Prendo la cialdina di prima. E adesso ragazzi possiamo passare finalmente al sangue finto. Come vi ho fatto vedere anche nel video haul, ho acquistato questo sangue a spruzzo. Con un pennellino vado a metterlo qua. Tanto ci penserà da solo a colare. Oh mio Dio ragazzi, ha sparato sangue dappertutto. Sembra che hanno ucciso qualcuno in camera mia. Ragazzi, questo è il make-up terminato. Non è proprio difficilissimo, nemmeno tanto semplice. Anch'io comunque devo migliorarmi, ma la cosa bella di questo lavoro, di questa passione, è che non smetti mai di imparare e non ti annoi mai, perché ci sono sempre cose nuove, ci sono sempre cose diverse, trucchi diversi. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, se questo trucco vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e seguitemi sugli altri social. Io vi mando un grosso bacio. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo video.